conto alla rovescia è iniziato e a partire dalla mezzanotte del 5 gennaio uscirà nelle librerie italiane Harry Potter e i doni della morte, l'ultimo, attesissimo romanzo della saga del celebre maghetto nato dalla fantasia di Joanne Kathleen Rowling. L'avventura italiana del giovane mago comincia nel 1998, quando Salani pubblica Harry Potter e la pietra filosofale, il primo dei sette. La popolarità della saga cresce fino a entrare nel Guinness dei primati come il più grande fenomeno editoriale di tutti i tempi. Ogni nuova avventura di Harry e della sua scuola di magia polverizza i record di quelle precedenti. I libri vengono tradotti in 62 lingue e pubblicati in 200 paesi. Tutte le copie messe una a fianco all'altra coprirebbero una superficie più vasta dell'intero Brasile. Per fortuna i libri vengono stampati su carta ecologica. Nato come libro per bambini, Harry Potter ha incantato da subito i lettori di tutte le età. Qual è il suo segreto? C'è una capacità di far immedesimare il lettore col personaggio che è unica, aver portato la magia nel quotidiano. Poi c'è qualcosa di magico. Per Harry Potter e i doni della morte, Salani ha previsto una prima tiratura senza precedenti, 1 milione di copie. E trattandosi di Harry Potter non c'è da stupirsi se l'evento è stato accompagnato da un pizzico di magia. Durante una riunione avevamo aperto una bottiglia di champagne di spumante, perché insomma non ci capita tutti i giorni di tirare 1 milione di copie di un libro, e la bottiglia si è aperta da sola nel momento giusto. Se Lord Voldemort è il suo più grande nemico nella finzione letteraria, nella realtà Harry Potter ha dovuto difendersi da un altro temibile avversario, la pirateria editoriale. Più nascosti del numero 12 di Grimmauld Place, più invisibili che sotto un mantello stregato, i libri, dopo la stampa, sono stati custoditi giorno e notte in attesa del magico momento. Riuscirà Harry Potter a distruggere tutti gli Horcrux? Sopravviverà allo scontro con il terribile Lord Voldemort? Ma soprattutto, ce la farà a salvare il mondo magico? Il 5 gennaio, a partire dalla mezzanotte, l'ultima grande sfida avrà inizio e tutti, maghi o babbani che siano, sapranno finalmente la verità.